ringrazio tutti di essere intervenuti in questa... Così, abbiamo voluto organizzare una cena non quanto solamente per fare vedere agli appassionati, ai nostri amici, vale a dire quello del fatto di Club di Rallina e altre, alla Motoclub Emilia Agusta, cioè per fare vedere in anteprima quella che io personalmente ritengo, ma le persone che l'hanno vista ne danno un'assoluta conferma, cioè vale a dire forse vi presenteremo la più bella 600 che non si è mai stata costruita. Sempre, cioè, sta ritornando il tempo, quando il 12 settembre del 1997 a Milano, con molto entusiasmo e con molta soddisfazione, avevo detto tutte le moto sono belle, ma l'MV è un'altra cosa. Ecco, questo, questo modo di fare, questo sistema di lavorare naturalmente continua, nel senso che noi abbiamo fatto questa 600 e come sempre, vi assicuro, poi Andrea Gotti entrerà nei dettagli tecnici senza guardare nessun'altra 600. Io ho sempre detto quel vecchio slogan che copiare si arriva sempre in ritardo sicuramente, e poi dobbiamo essere innovativi. Innovativi in un paese dove sta avendo delle serie difficoltà. L'altra sera abbiamo avuto una cena simile a questa con 300-400 persone, le quali però erano la maggior parte stranieri, e non potevo dire che dar contro al nostro paese, che non è nel mio stile, non lo faccio, non lo faccio stasera, spero di non farlo mai, ma spero solamente che la gente si renda conto, soprattutto i nostri politici, che il sistema economico è veramente una cosa molto grave. Io l'altra sera ho detto, ho dato alcuni dati, nel mondo si producono, c'è una capacità produttiva di 90 milioni di automobili, se ne producono 60 milioni. Esiste una capacità produttiva di 42 milioni di moto, se ne producono 27 milioni, e per il 2011 è prevista una discesa a 23 milioni. Di questi 23 milioni naturalmente la maggior parte sono prodotti del sud-est asiatico, che non facciamo conto. Allora vuol dire che noi in Europa, in Italia, cercando di giustificare il nostro paese, che ritengo un paese molto importante, un paese con una grande attenzione, un paese con una grande intelligenza, un paese con un grande sviluppo, potenziale sviluppo, che dobbiamo dare la possibilità alla gente di sfruttare. E torniamo un attimo anche all'argomento Emilia Agusta, perché voi avete il diritto e io ho il dovere di dare delle chiare, dei chiari esempi. Come ho detto l'altra sera, lasciamo stare la storia dell'euro, di queste cose, eccetera, che qualche imbecille, fortunatamente pare che gli imbecilli sono diventati meno. Prima si parlava molto di più, adesso si parla molto meno. Diciamo che abbiamo cercato di fare una cosa seria in un momento delicato, in un momento nel quale anch'io ho riflettuto moltissimo per poter portare la mia gusta ad essere italiana. Lo sente quel tavolo di presente, che sono persone che hanno lavorato alla mia gusta, che hanno vissuto tutta, non solo su quel tavolo, ma su altri, che hanno vissuto tutto quello che è stato l'iter di una famiglia gloriosa, stupenda come quella del Conte Augusto. Io cercherò di rispettare, cercherò sempre di dare il mio contributo. Allora lasciamo stare la storia dell'euro. Avevo promesso ai dipendenti che in caso di pericolo io avrei riacquistato l'MV Agusta. Riacquistato cosa vuol dire? Prendere e pagare. Non contesto assolutamente, come ho già detto altre volte, non contesto assolutamente la politica
Nixon, la politica di Alfredini insomma è stata durissima, io ho avuto molti colloqui con il Presidente, il quale mi ha detto Claudio, io prendo questa decisione di chiudere la Buell, e di vendere la MD a Busto oppure la mia, che qui rischio di chiudere la Buell. Per cui io faccio tutti gli auguri di grande successo all'Alfredini, insomma gli stessi auguri li rivolgo alla MD Augusta. MD Augusta che sta subendo, non sta subendo una crisi, sta subendo naturalmente, dopo un sistema di gestione americano durato 2 anni, a dire il vero è durato molto meno, però il concetto è rimasto in piedi per un paio d'anni, diciamo che dobbiamo rivedere tutte le cose, anche la MD Augusta farà un periodo di cassa integrazione, farà un periodo di una giornata lavorativa in meno alla settimana per dare la possibilità, diciamo così, di sistemare un po' tutta la filosofia, ritornare italiani. Non è facile spiegare qual è il concetto di un sistema di conduzione americano, che io assolutamente, come ho detto in precedenza, non contesto, e qual è il concetto di conduzione di un sistema italiano. Soprattutto qual è il concetto di una conduzione di un'azienda come la mia Augusta. Noi spesso veniamo paragonati alla Ferrari delle due ruote, alla Lamborghini e questo e l'altro, come avrete visto. Io ho detto l'altra sera, lo ripeto e lo ripeto che stasera, noi dobbiamo basarci sul concetto della mia Augusta. La nostra Ferrari è questa qua, cioè, vale a dire. Ritengo la moto più bella del mondo, la storia più bella del mondo, perché la storia che ha fatto l'MD Augusta negli anni in cui ha vissuto, in cui sono vissuti i grandi personaggi dell'MD Augusta, ripetibile, cioè, vale a dire, non la può fare nessuna altra casa al mondo. Non sto a elencare i successi e tutte le cose che voi tra l'altro conoscete benissimo, ma proprio il concetto di dire noi, il nostro emblema, il nostro marchio, la nostra voglia di fare per arrivare più in alto possibile deve essere basata su questo. E su questo naturalmente ce la metteremo tutta, dovremo fare un periodo molto duro soprattutto per i lavoratori purtroppo come sempre o come spesso accade sono vittime di situazioni che vengono dall'alto, loro non ne hanno assolutamente nessuna colpa, devono soffrire come stanno soffrendo tante famiglie e tante persone. Noi col nostro entusiasmo, io darò il mio supporto possibile, il più alto possibile per cercare al più presto di realizzare delle cose che devono assolutamente essere conquistate e conquistare i motociclisti. Quando vedrete la 600, il tre cilindri tra l'altro ha un significato perché rispecchia un po' la storia dell'MD Augusta, vi renderete conto che se questa moto fosse stata già pronta, probabilmente la nostra la sofferenza dei nostri dipendenti sarebbe nettamente inferiore. Cioè questo vuol dire proprio per noi, per tutte le altre aziende, che il significato di un concetto di avere dei nuovi prodotti, di avere della nuova tecnologia, di effettuare della ricerca, perché questo è un paese che si è sempre salvato con la gente che lavora. Cioè vale a dire, tutti parlano, vedete quando ascoltate i politici, io non so se c'è qualche politico tra di noi, ma io non voglio offendere, voglio solamente dire di parlare meno di fare i fatti. Cioè vale a dire, senza uno sviluppo tecnologico che è destinato ad ogni sistema industriale, il paese non va avanti, ma non va avanti poi nemmeno l'industria. Per cui dobbiamo rimboccarci le maniche, diciamo, non come dicono alcuni, ma rimboccarcele sul serio e cercare di lavorare e di progredire e di cercare di avere più successo possibile. La politica che abbiamo sviluppato e che stiamo proprio definendo in questi giorni è quella che ogni anno presenteremo
giusta considerazione, cioè vale a dire un corrispettivo dei mezzi finanziari alla crescita dell'impresa, ma lo faremo sempre con un grande entusiasmo, ad avere la possibilità nei prossimi anni, almeno per i primi 5, 6, 7, 8 anni di avere un modello nuovo deve essere già una cosa per di sé vista molto favorevolmente nel confronto dei nostri dipendenti, dei nostri lavoratori, dei nostri clienti. Io ho riacquistato, uso il termine riacquistato, la MV Agusta il 7 agosto del 2010, per una combinazione l'abbiamo venduta il 7 agosto del 2008, proprio due date più o meno che si coincidono e hanno un grande significato. Questo sto per dire che abbiamo avuto un significato attraverso i nostri clienti, attraverso i nostri importatori molto molto importanti. C'è gente che aveva perso la fiducia, dice io sono importatore, probabilmente al giorno dopo l'australiano darà la concessione alla redemption australiana, per cui avevano quasi tutti un po' abbandonato il sistema di vendita e soprattutto il sistema di amore, perché per una casa motociclistica, una casa automobilistica di dimensioni così ridotte, così piccole, considerato anche il prodotto che noi facciamo, hanno un bisogno di assoluto entusiasmo da parte di tutti. E questo è stato molto significativo, ci dà molta speranza, ci dà molta fiducia per un prossimo futuro. Io ritorno ancora un'altra volta, a ringraziarvi. Sono veramente molto felice, la minima cosa che io potevo fare per dimostrare l'affetto che ho per tutti voi, qualcuno lo conosco, la maggior parte purtroppo non li conosco, ma dimostrare un senso di affetto, un senso di considerazione, questa serata deve essere veramente una serata, una cena fatta con molta semplicità, ma con molta calore dentro di noi, è un calore che vi trasferisco e vi auguro veramente ogni felicità a tutti quanti, un bene a tutti quanti e speriamo che la serata e soprattutto il senso della serata, che è la moto per tre che voi vedete da poco. Adesso io non so come è organizzata la cena, se prima andate a vedere la moto poi mangiamo dopo. Ecco, la moto, diciamo così, dato che noi avevamo deciso, poi ho concluso, avevamo deciso di non assolutamente presentarci alla fiera di Milano. Non quanto, perché dopo, anche se gli scemi sono pochi, uno riemerge sempre, non quanto per un fatto di carattere economico, solamente per un fatto di rispetto nei confronti della gente che lavora. A noi fare la fiera di Milano, la fiera di Milano ci costa più di 1 milione di euro, abbiamo deciso di prendere questo 1 milione di euro, di non metterlo in banca, ma di investirlo per cercare di fare dei prodotti. Il fatto di uscire la prossima settimana, ormai in un modo, ne abbiamo 5, 6 o 7, questo ci comporta naturalmente una condizione che andremo a